Nel mondo la violenza continua a seminare morte e distruzione, spesso davanti al silenzio dei potenti, il sangue dei nostri martiri è seme di unità della Chiesa e strumento di edificazione del Regno di Dio. Così oggi Papa Francesco, incontrando in Vaticano il Patriarca Siro Ortodosso di Antiochia e tutto l'Oriente, morre Ignazio Safrem II. Durante l'udienza il Pontefice ha ricordato i tanti cristiani perseguitati, privati della libertà e sovente della vita stessa, auspicando che i cristiani procedano solerti nel santo pellegrinaggio verso la piena comunione tra le chiese. La sua santità è una chiesa di martire fin dall'inizio e lo è ancora oggi in Medio Oriente, dove continua a patire insieme con altre comunità cristiane e altre minoranze le terribili sofferenze provocate dalla guerra dalla violenza e dalle persecuzioni, quanto dolore, quanta vittima innocente. Di fronte a tutto questo sembra che i potenti di questo mondo siano incapaci di trovare soluzioni. Santità, preghiamo insieme per le vittime di questa efferata violenza e di tutte le situazioni di guerra presenti nel mondo.